Abbiamo la fortuna di avere il ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli, che credo sia collegato, dovrebbe essere collegato. Io mi sento perfettamente, mi sentite? Sì, sentiamo, non vediamo, ma sentiamo bene. Io vi vedo anche, ma eccoci qua. Non perdete niente. Ecco. Ora ci vediamo. Che non vi perdete niente anche se non mi vedete. Grazie direttore, grazie per l'invito. Io, purtroppo tempi strettissimi perché devo rientrare a Roma e dovrò condensare questo mio intervento, ma vi ringrazio per l'invito. Bene, allora andiamo subito alle domande, allora, senza fare troppe introduzioni. Non si può non partire dalla guerra e non partire dalla sicurezza alimentare, che è un tema che sembrava oramai acquisito in Europa, anche se i francesi in particolare hanno sempre insistito, battuto su questo tema, e ora purtroppo la guerra ci ha sbattuto in faccia il problema che non abbiamo tutta questa sicurezza alimentare. Pensa che c'è stata imprudenza, disattenzione in questi ultimi anni in Europa, oppure l'evento è talmente grande che non potevamo aspettarci una situazione del genere? Io credo che problemi complessi non abbiano mai una soluzione semplice, anche nella fase di analisi va capito esattamente che cosa è successo, cosa sta succedendo, dove si è sbagliato e dove invece si è fatto ciò che si doveva fare. Quando si parla di sicurezza alimentare, di sovranità alimentare, bisogna capire quanto è grande l'insieme dei paesi che compongono le aree che possono ambire ad avere un'autonomia di produzione del cibo. È evidente che ogni Stato membro dell'Unione non può essere autonomo e autosufficiente dal punto di vista alimentare. L'Italia non ha le condizioni geologiche, geografiche e gli spazi per essere autosufficiente, ma certamente uno dei temi su cui si è sbagliato è stato quello di andare a vedere dove le produzioni costavano meno, in qualche modo delocalizzato attività di produzione di materie primarie che invece avrebbero dovuto continuare a essere parte dei sistemi produttivi degli singoli stati. Credo che non dobbiamo dimenticarci che l'Europa è nata di fatto attorno alla politica agricola comune, con la regolazione dei mercati, con la PAC che ha supportato le produzioni primarie. E questo è stato un valore sicuramente importante per la costruzione dell'Europa che oggi abbiamo, ma alcuni errori sono stati fatti, appunto le delocalizzazioni anche delle produzioni primarie sono un tema che oggi ci si pone davanti come criticità. È chiaro che siamo di fronte ad un evento di portata assolutamente imprevedibile e drammatica, e quindi è chiaro che non si può misurare la quotidianità, la normalità della gestione delle attività produttive rispetto ad eventi così eccezionali. Un periodo appunto in cui usciamo con sistemi produttivi fragili dopo 2 anni di pandemia. È vero però che per il futuro bisogna capire quali sono le sfide da affrontare. La sfida energetica, lo diceva prima bene direttore Corazza, è la sfida delle sfide. Oggi quello che vediamo nei sistemi agroalimentari non è tanto una carenza di materia prima, i mercati sicuramente sono in grado di diversificare anche in tempi rapidi gli approvvigionamenti, ma è il costo delle produzioni e questo è strettamente legato alla necessità che il continente sia indipendente dal punto di vista energetico. Ecco, appunto, su questo, fra 3 giorni voi dovrete, la Commissione dovrà dare il parere sui piani nazionali per la PAC, però piani nazionali che sono stati presentati prima dell'inizio della guerra. Dopodiché la Commissione ha aperto ai governi dicendo se volete fare degli aggiustamenti potete presentarli. Secondo lei, Ministro, al piano nazionale italiano saranno necessari degli aggiustamenti? Avete presentato qualche richiesta alla Commissione? La state mettendo a punto in queste ore? Ma io credo che bisogna affrontare nel modo giusto anche questa sfida. L'equilibrio che è stato trovato sulla riforma della PAC è un equilibrio, credo, il migliore possibile. Con grande ambizione verde, con grande ambizione di transizione, ma con il sostegno però degli asset produttivi fondamentali di diversi stati e dei paesi membri dell'Unione.
Oggi retrocedere da quelle scelte lo credo un errore dal punto di vista strutturale, nonostante l'emergenza attuale. Credo che sia giusto valutare una messa in campo della riforma magari con una tempistica diversa. Intendo dire che il piano strategico nazionale determina le condizioni di contorno degli assetti produttivi per l'intero settennato, in realtà già ridotto dal primo biennio di transizione, quindi dal 23 al 27. Se noi oggi andiamo a modificare i piani strategici rispetto all'emergenza attuale, rischiamo di modificarli per tutto il resto del settennato, quando magari in un tempo non così lungo si riesce a ritornare a una normalità produttiva, e quindi credo che sia più logico intervenire con una sospensione temporanea di alcuni aspetti. Peraltro la Commissione ha dato disponibilità ad adeguare i piani per evento già, aspetto già previsto dai regolamenti, dai nuovi regolamenti della nuova PAC, perché entro il 31 marzo la Commissione si esprimerà sui piani di 19 Stati membri, tra cui l'Italia. Noi risponderemo nei 60 giorni successivi rispetto alle osservazioni che la Commissione farà, anche modificando alcuni aspetti, e potremo farlo, avremmo potuto farlo comunque. Quello che però ovviamente non si può fare è stare al di fuori dei regolamenti, quindi le modifiche regolamentari che sono state apportate con la riforma della nuova PAC rimangono tali. E io credo che sia giusto così, e sia giusto invece ragionare su un'entrata in vigore posticipata della nuova PAC, avendo magari il 2023 come ulteriore anno di transizione proprio per affrontare il tema emergenziale attuale. Andare a cambiare strutturalmente i piani credo sia un errore. Quindi questo tra l'altro abbiamo chiesto in come paese, l'abbiamo chiesto in commissione. E quindi, appunto, stando ancora legati alla guerra, a questa fase di transizione che lei vede protrarsi, sul fronte sanzioni, pensa che l'Italia sia in grado di affrontare le sanzioni che abbiamo imposto, che ci sia ancora margine, perché si sta parlando di una nuova tranche di sanzioni, l'agricoltura italiana è in grado di sopportare ancora uno sforzo, secondo lei? Beh, l'agricoltura italiana va supportata in questo sforzo, non si può chiedere ai produttori di affrontare da soli, abbiamo l'esperienza del 2014 delle sanzioni imposte dopo quella fase e dell'impatto che hanno avuto su alcune filiere produttive del settore primario. Credo che il tema vero è che oggi vedete, c'è una grande differenza tra la manifattura, l'industria della trasformazione e il settore primario. L'industria ha la capacità di avere dei margini di reddito superiori in via ordinaria del mondo produttivo agricolo, dove la marginalità è molto bassa. E quindi l'agricoltore non può da solo sopportare un aumento di costi di produzione così alto. E quindi il settore primario deve essere supportato in questa fase dal punto di vista economico. La richiesta di un Energy Recovery Fund è sacrosanta, va fatto con debito pubblico comune, con debito pubblico europeo, così come si è stato fatto il piano il Next Generation EU. Credo che sia stata la svolta nell'affrontare la pandemia, è stata proprio quell'idea di avere un debito pubblico comune. La differenza tra la pandemia e la situazione di oggi è che la pandemia aveva un effetto orizzontale su tutti i settori, su tutte le filiere, su tutti i paesi, e quindi tutti i paesi hanno affrontato più o meno allo stesso modo, nonostante le resistenze iniziali della parte di Visegrad e dei paesi del nord, ma poi si è giunti a un accordo perché tutti erano impattati dalla pandemia e dagli effetti economici. Oggi questa crisi è asimmetrica, il costo dell'energia per noi è un grosso problema, per altri paesi non lo è. E questo è il rischio, che si torni all'egoismo degli Stati membri e non si supporti invece un'idea di debito pubblico comune. Le sanzioni siamo in grado di affrontarle? Sì, con questi supporti sicuramente siamo in grado di affrontarle. D'altra parte non c'è alternativa, perché in questo momento rendere più fragile possibile l'economia russa affinché ci sia uno stop all'uso delle armi è l'unica strada che abbiamo davanti. Grazie. Domani lei farà un'informativa alla Camera, credo che sia ancora in calendario. Ci può, con il rispetto dovuto ai deputati, ci può anticipare qualcosa di questa informativa? Ci sarà qualche novità che ancora non conosciamo? Beh, diciamo che affronterò
gli argomenti, dando un quadro d'insieme della situazione attuale, di come ovviamente la chiusura di mercati di approvvigionamento comunque importanti come Russia e Ucraina siano all'attenzione del governo rispetto alla necessità di diversificazione degli approvvigionamenti, rivolgendosi prevalentemente al mercato interno europeo, Francia e Germania per quanto riguarda i cereali, con alcune difficoltà rispetto al mais, rispetto ai fertilizzanti, alla necessità di approvvigionamenti verso paesi lontani, che quindi un'azione che implica un aumento dei costi, quantomeno del trasporto di questi beni che arrivano da paesi più lontani. Faremo anche un'analisi degli strumenti, delle cose chieste in Europa e delle cose che l'Europa ha già deciso di fare. L'attivazione della riserva di crisi è un primo passo, secondo me insufficiente, perché di fatto si tratta di mettere a disposizione degli agricoltori i soldi degli agricoltori stessi, perché la riserva di crisi per 350 milioni è finanziata con i pagamenti diretti del primo pilastro, quindi con i soldi già degli agricoltori. Si aggiungono 150 milioni del bilancio europeo, che secondo me sono troppo pochi. Così come al momento ci sembra un po' timida l'apertura rispetto alla possibilità di incrementare le produzioni sulle aree cosiddette ecologiche o sulle aree a riposo, e noi insisteremo per avere più risorse sui pagamenti accoppiati proprio per aumentare alcune capacità produttive. E dopodiché parleremo anche delle risposte italiane, di quanto abbiamo già provato a fare nell'ultimo decreto, perché credo che 35 milioni di rifinanziamenti, 20 milioni per la ristrutturazione dei mutui, la rinegoziazione tramite garanzie SMEA, sono comunque primi segnali, oltre ovviamente al credito d'imposta sia generalizzato su tutte le imprese per l'aumento di costi di energia, gas e energia elettrica, e anche per specifico per agricoltura, acquacoltura e pesca il credito d'imposta sul gasolio. Strumenti certamente ancora limitati, ma in questa fase tutto quello che potevamo fare lo stiamo facendo. Chiaramente io sono confidente e mi auguro che a livello europeo si capisca che questa crisi va affrontata nella stessa misura e nello stesso modo in cui è stata affrontata la crisi Covid. L'altro giorno lei ha firmato il decreto agrisolare. Quante risorse ci sono e quanto può aiutarci? Lei più volte ha citato la necessità di interventi sull'energia, abbiamo un problema di renderci sempre più indipendenti dalla Russia. Quanto ci può aiutare questo percorso? Beh, io credo che sia uno strumento fondamentale, perché 1,5 miliardi sostegno diretto per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle stalle, dei capannoni, delle attività produttive del settore primario, destinato per l'80%, anche un po' più dell'80% ai produttori primari puri, quindi alle aziende agricole, con la possibilità di realizzare impianti fino a 500 kW, con un incentivo massimo di 1 milione di euro a produttore. E quindi un sostegno forte per realizzare impianti che debbano soddisfare prevalentemente il consumo energetico dell'azienda, perché la nostra idea non è quella di mettere in rete energia, ma è quella di consentire a ciascuna azienda del settore primario di essere indipendente dal punto di vista energetico. Se noi avessimo fatto questa cosa, aumentato la capacità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quindi da fotovoltaico delle aziende, prima dell'aumento dei costi di energia, oggi quell'aumento non avrebbe effetto sulle aziende agricole. Questo sì, chiunque può capire l'importanza di questa misura. Abbiamo firmato il decreto, viene notificato in Europa, poi ci saranno i bandi con una misura a sportello, quindi molto rapida e facile per le aziende. Ricordo che fino ai 200 kW di produzione l'intervento è, visto il decreto del 1 marzo fatto da questo governo, è da ritenersi come manutenzione ordinaria e quindi privo di qualsiasi lungaggine burocratica autorizzativa che frena troppo spesso la capacità di installare dinamiche di approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile nel nostro paese. Ministro, so che le deve andare, le faccio un'ultimissima domanda che è un po' un regalo
AGEA, la nostra sorella AGEA. Lei ha paura di passi indietro sulla sostenibilità da parte dell'Unione Europea adesso per far fronte a questa emergenza, o riusciremo a mantenere la barra dritta nella strada dell'economia sostenibile? No, io sono convinto che riusciremo a tenere la barra dritta coniugando la capacità di produrre cibo di qualità accessibile a tutti, garantendo la sicurezza alimentare, ma riducendo gli impatti sull'ambiente. Questa è la grande sfida, una sfida che stiamo combattendo con tutte le nostre forze, e sono certo che gli agricoltori in primis sono pronti ad accettarla questa sfida e non retrocedere sugli obiettivi che ci siamo fissati. Ministro, io la ringrazio enormemente per il suo tempo in queste giornate che so che sono particolarmente impegnative. E quindi, augurandoci di averla presto fra di noi, la saluto e la lascio tornare a Roma. Buon lavoro e grazie a tutti.